Buonasera a tutti ragazzi, vi faccio questo video proprio quando abbiamo fatto l'ennesima cassa con il servizio di Phil Exchange, però capita per caso questo video perché non vi volevo parlare di questo in questo video, ma bensì di una cosa a cui per quanto riguarda quello che è servizio Best in Investment sto pensando da veramente un sacco di tempo. Sono a Varsavia, mi trovo a Varsavia e oggi pomeriggio ho visitato un posto molto molto particolare, perché praticamente è una delle sedi che Google ha nel mondo. Non si poteva fotografare nulla, però insomma, visitando questo posto appunto, e sono venuto apposta qui per questo, anche se stasera visiterò un'altra parte della città, una di quelle parti che non è stata mai non è stata distrutta durante la guerra, che si chiama quartiere di Praga, dove hanno fatto tra l'altro lo stadio dove gioca il Legia, e costruito appunto per gli europei che si sono svolti qui sia in Polonia che in Ucraina qualche anno fa. Visitando quel posto mi è rivenuta in mente una cosa a cui ho sempre pensato, cioè c'era praticamente un murales dove si raccontava un po' la storia che praticamente lo Stato della California aveva dovuto mettere un attimino i bastoni tra le ruote alla guerra che c'era tra Google, Apple e tutti quanti questi colossi, che praticamente fino a qualche anno fa non facevano altro che farsi la guerra tra loro per accaparrarsi gli ingegneri più bravi. È chiaro che in Best in Investment non siamo assolutamente a questi livelli, però mi è venuta una cosa in mente, nel senso che Best in Investment potrebbe essere in un vicino futuro la rampa di lancio per delle persone che magari hanno delle idee geniali, più o meno geniali, questo non ha assolutamente importanza, ma che però non hanno la possibilità di mettersi, diciamo, alla luce. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che magari chi già ha qualche idea nella chat informativa, nelle varie chat dei servizi che abbiamo con gli utenti e quant'altro, e magari ha un'idea da porre al grande pubblico, grande, adesso non esageriamo, al nostro pubblico, possiamo naturalmente creare una sorta di che ne so, Startup Mind, un canale dove appunto ci si confronta. Questa è una cosa che già abbiamo ad esempio nella Betting University, dove abbiamo un canale brainstorming formato da un circa 10% degli utenti iscritti, dove appunto tiriamo fuori delle idee per quanto riguarda il betting. Questa cosa naturalmente si potrebbe fare per qualsiasi tipo di settore. Come avete visto nel video che vi ho fatto in precedenza, Daniele tra qualche settimana lancerà il corso sull'affiliate marketing, quindi si potrebbe naturalmente lanciare naturalmente tanti 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 progetti se qualcuno naturalmente ha qualche idea, che può essere appunto solamente un'idea oppure qualcosa di già buttato su carta, qualcosa di già testato in piccolo, ecco, e naturalmente ci si potrà chiaramente mettere poi d'accordo dal punto di vista anche economico, anche se quella poi è una cosa successiva, visto che comunque qualsiasi cosa che si porrà all'attenzione sarà naturalmente testata, vagliata non solo da me ma anche da Daniele e naturalmente anche dalle persone che stanno iniziando a collaborare con noi, vedi Filippo, Giovanni che per passione ci dà una mano,
e tanti da Gianluca con le opzioni, con cui partiremo già da settembre a fare qualcosina. Quindi volevo condividere con voi questo pensiero e niente, l'ho fatto. Vedrete questo video non dal vivo, perché adesso sono fuori, vado a visitare quell'altra parte che vi ho detto, con lo stadio e tutto quanto, a vedere la finale di Europa League. Mi fermo da qualche parte e niente, tutto qua. Vi mando un abbraccio, grande cassa, anche stasera con servizio Fill Exchange, e buona serata a tutti o buona giornata a seconda di quando pubblicherò o vedrete questo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.